Salve ragazzi e bentornati con Pokémon Platino e benvenuti in questa puntata numero 63. Questa volta sì, nella scorsa puntata ho detto che era già la numero 63, ma in realtà ho sbagliato, era ovviamente la numero 62. Comunque ragazzi, quest'oggi dobbiamo continuare con la terza e ultima parte del Monte Ostile. Sicuramente quest'oggi finiremo e vedremo un po' a che punto arriveremo. Comunque, là, come al solito, prima di continuare, io vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi. E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram. Il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, possiamo continuare subito. Ci siamo lasciati davanti a queste scalette che ci portavano non so dove, perché non si vede nulla. Quindi potrebbe esserci uno strumento nascosto, che io però non vedo, e infatti c'è una lastra rogo, una lastra che diciamo è importante, e ci dice che la lastra infonde potenza a chi è degno di possederla. Ok, è una quest secondaria tra virgolette. Comunque io ho sempre qui la mappa al mio fianco, abbiamo visto che sopra non c'è nulla, vero? Sì, nessuno strumentino. Ok, possiamo continuare da quest'altra parte. Ah no, ho sbagliato ragazzi, devo tornare su perché si scende di qua. Benissimo, ancora scala roccia, che ricordo non si può utilizzare perché siamo con un compagno. E però le scale ovviamente le possiamo scendere e vedere che. Allora, qua si arriva in un punto dove forse c'è uno strumento nascosto, fatemi vedere. Vediamo. No e no. Ok, strano. Invece vediamo di qua, ovviamente finisce ancora il repellente. Benissimo. Utilizzate, vediamo che in fondo c'è nulla. Benissimo. No, neanche nulla di nascosto. Ok, allora andiamo sopra. Dobbiamo farci tutto il giro di qua. Sì, mi trovo. Ok, allora là non si può andare. Invece di qua sì che si può andare. Però abbiamo una lotta in doppio da fare e direi di farcela subito. Ok, vai, iniziamo due fantallenatori. Prima lotta della puntata. Ok, là pure secondo me c'è uno strumento nascosto, però appunto dobbiamo aspettare di stare soli. Spero che accadrà presto, perché voglio prendere anche quegli strumenti per completezza, diciamo. Qui battaglia bella dura, perché addirittura. Ah no, ok, si può andare di là. Sì, ma come fa? Ah, devo salire di là. Ok, ho capito, ok, sto diciamo già guardando avanti. Abbiamo un Jumpluff e Primeape addirittura. Molto interessante. Beh, sicuramente lancia fiamme su Jumpluff, che lo butterà giù, che è super efficace, quindi mi sento abbastanza sicuro. Ok, vediamo. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok, vai così. Incrocolpo, attenzione, questo fa male, super efficace, mossa potente. Sicuramente ci toglie più di metà vita. Spero che resista, perché c'è il rischio che vada addirittura giù. Houndoom resisti, sì, non so come ha resistito. Psichico, super efficace, ottima mossa, bravo Claydol. Però mi sa che Houndoom non resisterà ancora a lungo. Purtroppo anche Primeape resiste. Onix addirittura. Questo fa male. Cioè, nel senso, fa male perché è un Pokémon di tipo roccia. Cioè, un Pokémon di tipo fuoco Houndoom e appunto di tipo roccia Onix. Comunque, nel frattempo, buttiamo giù Primeape. E speriamo che Claydol utilizzi una mossa decente, psichica come sempre. Questa porta su Onix, speriamo che faccia un buon danno, così Houndoom resiste. No, peccato, pietra taglio e addio Houndoom. Peccato, 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 ma fa niente. Continueremo con direi Roserade, vista la situazione. Ok, anche se dobbiamo vedere il prossimo Pokémon, Banette. Va bene, non è un problema. Non è assolutamente un problema. Ma anche Fango Bomba su Onix dovrebbe bastare. Scippo, va bene, Fango Bomba, così buttiamo giù Onix. Un in meno. Ok, dai, Claydol è importante in questa battaglia. Speriamo che possa fare il suo. Forza antica. Beh, ottima scelta, complimenti. Vediamo un po' quanto gli fa nulla, ovviamente. Ampharos, Pokémon di tipo elettro, ovviamente. Ah, Petrodanza giustamente non c'è, non so, ero convinto di avere Petrodanza. Allora direi di riproporre Fango Bomba, però stavolta su Banette. Vediamo un po' quanto gli faccio. Vediamo. Non molto efficace, ma comunque gli ha fatto tantissimo. Riflesso, così aumenta un po' la difesa, ma vabbè, per me era meglio attaccare, sinceramente.
Divieto, così non può usare strumenti. Va bene, fuoco pugno purtroppo su Roserade. Claydol fosse stato un po' più utile, avrebbe attaccato Ampharos. E lo attacco io, dai, fango bomba. Spero che però butti giù Banette Claydol. Ok, vediamo un po' quanto gli fa fango bomba ad Ampharos. Non tanto, comunque psichico meno male su Banette. Dovrebbe andare giù, benissimo. Un in meno sempre importante. Roserade guadagna bei punticini esperienza. Ancora fuoco pugno. Purtroppo ragazzi, fare la cronaca di ste battaglie è complicata in un certo senso. Comunque Electrobuzz e poi abbiamo finito. Grazie. Allora direi ancora fango bomba perché giga assorbimento non è molto efficace, se ricordo bene. Ok, va bene così. Sconfitto Ampharos. E adesso ci concentreremo sul buon vecchio Electrabuzz, che intanto utilizza Stridio, mossa che sinceramente non è che gli dia tanto fastidio, perché appunto abbassa la difesa, ma a noi poco importa. Ok, allora fango bomba e speriamo che Claydol riutilizzi Psico, perché la combinazione dovrebbe essere vincente, ma non serve perché Roserade fa brutto colpo e siamo a posto. Benissimo, vai. Altri punticini, Pino e Tamia. O Tamia, ma penso Tamia, sconfitti. Ok, dai. Continuiamo. Allora, siamo qua sotto. Ricordiamoci che siamo qua sotto. Allora, posso provare ad andare un attimo di qua, vedere che qua non c'è nulla. Però devo scalare quella roccia. Ok, qua dietro che c'è? No, nulla. Dovrebbe esserci lo strumento, ma ovviamente bisogna andare di qua. Strumento che è una caramella rara. Va benissimo. Ok, allora vai di qua e vai di qua. Ok, allora adesso devo rifarmi il giro. Repellente finito ovviamente. Riutilizziamolo. Ok, vai. Repellente Maxim. Ovviamente Max, cioè nel senso Maximo. Allora, qua sopra. Poi devo scendere qui. Poi devo farmi tutto il giro? Sì, direi proprio di sì. Quindi andiamo un attimo di qua. Vai, no, scendi, ok. Scendi e dritto per dritto qui. No, dritto dritto qui. Ok, vai. Infatti la strada era bloccata. Ma lo è anche qua. Come cavolo passo di là? Devo utilizzare per forza scala roccia. Oppure dovrebbe esserci un metodo per passare, che è ovviamente quello di salire delle scale. Ok, benissimo, l'importante è capire dove si è sbagliati, dove c'è stato l'errore. Ok, allora di qua. Ok, nella scorsa puntata non siamo scesi di qua, perfetto, mi trovo con d'accordo con te. Allora, vedere che qua si può passare, possiamo vedere. Se non sbaglio quella lotta l'ho fatta già, giusto? No, che non l'ho fatta. Vabbè, facciamo un attimo. Ah, ho fatto quella a fianco, ok, ci sto. Poi ne resta solamente una in doppio. E poi abbiamo finito con le lotte. Quindi ragazzi, direi che ci siamo. Allora, lì si usa appunto scala roccia. Però, come sempre, non è utilizzabile per noi. Quindi bisogna andare sulla sinistra. Ok, mi trovo, dai, ci sono. Sulla sinistra ci sono le scale, infatti. E poi farsi tutto il giro di là. Benissimo, dai, direi che ci siamo. Allora, Lauder e Wigglytuff. Carissimo, carinissima combinazione. Allora direi lanciafiamme su Loudred, che mi fa troppo ridere che sta con sta bocca aperta, quindi sparargli il lanciafiamme dovrebbe essere divertente appunto. Comunque abbiamo un po' più di metà vita, grazie. Buttalo giù, benissimo. Ragazzi, la lanciafiamme con Houndoom è tanta roba. Il riflesso di Claydol, avrei preferito un attacco sinceramente. Il riflesso anche Wigglytuff, perfetto. Ok, adesso Rampardos addirittura, Pokémon di tipo roccia, quindi molto fastidioso per noi. Lancia fiamme su Wigglytuff, vai. Speriamo bene che Claydol faccia il suo. Tun tun tun. Chissà che cosa ci aspetterà alla fine di questa grotta, se riusciremo a eliminare definitivamente il Team Galassia. Sembra di no, però. Cioè, sembra che ricompaiano sempre, però già non si vede più Sarius. Due puntate fa abbiamo visto che manca anche uno dei tre comandanti. Manca, come si chiama? Saturno, ok. E quindi magari la situazione è cambiata. Comunque, Nero Pulsa su Wigglytuff, così siamo sicuri di buttarlo giù. Speriamo che Claydol l'attacchi.
speriamo, per la terza volta. Vediamo, finalmente forza antica, però sai, su Rampardos, direi che è abbastanza inutile, infatti non gli fa niente. Ci riprova, però purtroppo su di noi, quindi Houndoom mi soffre perché è una mossa di tipo roccia, però è forte anche Houndoom, è una roccia anche lui in un certo senso. Allora, io direi di continuare, no, Nero Pulse su Medicham, perché è anche tipo psico, quindi super effective, dovrei buttarlo giù. Vediamo. No, col cavolo, super effective, però tentenna, quindi ottimo. Direi di chiuderla con Lanciafiamme, almeno per Medicham. Ok, bravo Claydol, ancora forza antica. Rampardos, devo dire, molto fastidioso, molto fastidioso. Comunque, Lanciafiamme su Medicham per chiuderla, almeno buttarne uno giù. Dai che manca solamente un'altra battaglia dopo questa e ci siamo. Ok, Medicham giù, benissimo, punticino esperienza, psichico ancora, dai, continuiamo con assunto di psichico. Poi arrivo anch'io con Nero Pulsar e lo facciamo fuori. Questo continua con forza antica, vogliono per forza buttarmi giù Houndoom, ma non ci riuscirete voi brutti cattivi. Riflesso finisce, perfetto. Gardevoir, diciamo che Nero Pulsar avrebbe più senso su Gardevoir a questo punto. Vai. Di tipo psico puro, quindi direi che c'è poca speranza per Gardevoir. E no, resiste. Bella difesa. Aghia fuoco al colpo, sicuramente su di noi. Aghia no, mi sa che Houndoom andrà giù. E infatti va giù. Peccato. Comunque direi di riproporre Roserade, psichico. Buttalo giù, ti prego. Dai, ti prego, fare una cosa buona. Ok, peccato per l'esperienza, però, perché diciamo potevamo ottenere più esperienza, però fa niente, sinceramente. E come detto, vabbè, mettiamo Drift. No, dai, già stiamo utilizzando Roserade. Facciamo salire prima Roserade. Ok, benissimo. Pelipper in campo, va bene. Allora, direi di buttare giù innanzitutto Gardevoir, visto che gli manca poco. Fango bomba dovrebbe bastare avanzare, mi auguro. Vediamo, benissimo. Ok, dai. Dai, battaglie lunghe ed estenuanti, ma devono finire prima o poi. Riflesso, di nuovo, tra l'altro. Idro Pulsar, su Claydol ovviamente, perché è super efficace. Ok. Adesso, ancora Fango Bomba su Pelipper. Ok, bene. Vediamo un po'. Bravissimo Roserade, di potenza in questo caso ce l'abbiamo fatta, sì, battaglia molto pesante, devo dire, molto asfissiante. Comunque allora, sconfitti sti due, qua abbiamo visto che non si può andare perché bisogna utilizzare Scala Roccia, che attualmente non è utilizzabile, però qui Spacca Roccia lo possiamo utilizzare, benissimo, e possiamo allora andare innanzitutto qua e vedere che non c'è nulla. Però magari c'è qualche strumentino tante volte. No, non c'è nulla. Vediamo di qua. Niente, ok, quindi. Allora, ultima lotta. Dai. Non ce la faccio più. Draghi e montagne. Tre puntate, ragazzi, sono pesanti per un solo luogo. Però comunque abbiamo fatto il nostro, giusto così, diciamo. Questi video hanno bisogno di, diciamo, puntate del genere in un certo senso. Comunque Machamp e Gible, ancora Houndoom. Gible a 57 fa strano, sinceramente, cioè fallo evolvere. Comunque allora direi Lanciafiamme, no ragazzi, fuoco bomba su Machamp serve un po' di roba pesante, perché Machamp potrebbe essere bello pericoloso. Vediamo un po', almeno a metà vita non penso che lo butterà giù. Vediamo, però fuoco bomba è potente, infatti fa un buon danno ma non ottimo. Comunque, ci siamo in crocolpo, aglia, proprio pure di questo, esattamente di questo. Speriamo che resista la nostra cagnolona. Dai, resisti. E brutto colpo sicuramente, no? Addirittura, questa fa male, ragazzi. Addirittura utilizza fossa, quest'altro. Comunque, quello lì è un domadraghi, quindi sarebbe da mettere Garchomp, però io ripropongo Roserade per una questione di esperienza e di precisione. Per far salire Pokémon. Comunque, vabbè, ormai è andato, quindi giga assorbimento su Machamp, che appunto difficilmente resisterà. E infatti va giù. Ok, adesso arriverà la fossa di
di Ghibola, però purtroppo mi sta su di noi e ci fa male, perché sì, perché siamo anche di tipo veleno e la terra è super efficace sul veleno, ma non in questo caso perché siamo anche di tipo erba, giustamente, e soprattutto ne abbiamo giga assorbimento da utilizzare. Giga assorbimento tipo drago, quindi dovrebbe farmi nulla, non dovrebbe essere molto efficace, però lo butta giù addirittura, grandissimo Roserade. Madonna, efficacia normale, beh, Roserade è bestiale, poi beh, era un Ghibol, diciamoci la verità. Comunque ancora riflesso, dopo schermo luce ci stava giustamente Gabite. Questo qui potrebbe avere anche Calcium effettivamente. Vi propongo giga assorbimento perché se funziona direi di continuare. Speriamo però che Ghibol, che Claydol utilizzi Psico, sinceramente. Vediamo, almeno metà vita, benissimo. Me lo butti giù anche lui, beh, bravo. Bravissimo, Roserade. Sei una bestia. Però se adesso arriva Garchomp, che facciamo? No, Dragonair. Va bene comunque, sinceramente, dai. Ce la possiamo cavare. Ok. Però Dragonair è di tipo drago puro, se non sbaglio. Quindi giga assorbimento non è molto efficace come immaginavo, però psichico. Psichico che lo porta sicuramente a più di metà vita, benissimo, buttalo giù, no, peccato, idrondata, su Claydol sicuramente, tipo acqua, quindi super efficace. Bene così, finito l'effetto di scrembolucia e possiamo concludere con Fango Bomba. Ok, dai. Allora, adesso ho paura per una piccola cosa. Adesso finiremo il percorso, cioè comunque il monte in un certo senso, e ho paura di quello che succederà dopo. Vediamo un po' come gestirsela. Comunque, dai, al limite taglieremo, non c'è problema. Comunque, allora, di qua vediamo che si può scendere ovviamente con scala roccia e non c'è nessuno strumento. No, ok, vabbè, quindi continuiamo di qua, proseguiamo sopra. Allora, qua non si scende ma si continua di qui, qua sì che si scende, là c'è il continuo, cioè diciamo il punto di arrivo in un certo senso, però per arrivarci appunto bisogna scendere un attimo qui, vedere che qui non c'è nulla e soprattutto utilizzare forza qui, che già è attiva. Ok, repellentino, che alla fine sono bastati, meno male. Ok, dobbiamo arrivare fino in fondo altrimenti non si passa. Ok, e abbiamo finalmente finito, anche se bisogna prendere gli oggetti. Allora, vediamo, ci siamo, e Team Galass è lì dentro, vero? Ok, niente stupidaggini e massima concentrazione. Sono libero. Oh, e beh, allora ragazzi, direi che è arrivato il momento. Allora, scala roccia di qua e si scende. Ok, si scende e si arriva qui. Ok, ci sono. Poi ci sono degli strumentini da prendere. Innanzitutto, andando di qua, devo andare sulla sinistra. Devo andare innanzitutto qui. Ok, vai. Ok, se dovevamo perdere un po' di tempo, abbiamo trovato il modo di perderlo. Così arriviamo a 20 minuti pure qui e cerchiamo di concludere nella prossima puntata, anche se non lo so, vediamo ragazzi, perché non ricordo cosa succede, vi dico la verità, però non ho problema a interrompere la puntata, anzi, in un certo senso per me è più comodo, poi diciamo le puntate devono durare sui 20 minuti, quindi direi che ci siamo perfettamente. Comunque allora, un attimo di qua. Ok, sopra. Ok, qua. Bene, vai. E la parte di destra l'abbiamo completata. Sì, con tutti gli strumenti. Ok. Pepita, soldi. Adesso bisogna andare da quell'altra parte. Ok, bene. Andare da quell'altra parte, però non posso farmi tutto il giro, vero? Non c'è una scorciatoia o qualcosa? No, se salgo qua sopra mi ritrovo lì, no, quindi devo fare per forza così. Ok, andiamo di qua. Repellente finito, giustamente, vai. Ok, allora devo scendere qui e tornare sopra di qua, fare così, no, ho sbagliato, no, ok, giusto, devo scendere di qua, giusto? Sembra di sì. Ok, qua non c'è nulla, abbiamo già visto. Allora là non mi serve scala roccia, mi serve da quell'altra parte. Ok, allora ci sta qui da utilizzare scala roccia. Ok, questo oggettino qui.
E di qua si scende pure, se non sbaglio, sì. Però devo andare un attimo anche da quell'altra parte per curiosità. Quindi ok, questa è fatta. Abbiamo visto che si scende anche qui, sì. Ok, però è inutile passare di qua. Infatti non c'è nulla. Posso salire di qua, ma non ci interessa, perché in un certo senso è una scorciatoia. Quindi torniamo sopra. Torniamo sopra, scendiamo di là. E ok, ci sono, dai. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Dritto per dritto, vai. Ok. Ok, benissimo. Qua si saliva, ma non ci interessa, perché devo andare per forza di qua poi e scendere qui. Qua, ok, vai. E abbiamo finito. Qua sicuramente c'è uno strumento, qualcosa nascosto, perché altrimenti non ci mettevano le rocce. Ma non c'è nulla. Ecco qui un ultra ball. Solo un ultra ball, questa è la domanda. Solo un ultra ball, solo un ultra ball, solo un ultra ball, solo un ultra ball. Ok, va bene. Magari un piccolo indizio per quello che sta per succedere. Allora, sono salito. Di qua abbiamo visto che non si può prendere nulla. Ok, là non c'è niente. Quindi ok, ci siamo ragazzi, abbiamo fatto. Direi di concludere anche la puntata, però torniamo nel punto cruciale, tra virgolette, della grotta. Ok, rifacciamoci il giro, scendiamo di qua. Diciamo che dopo queste puntate, questi video, adesso so a memoria la grotta. Ho anche sbagliato strada, ecco qua, detto fatto. Ok, sono sceso di qua. Quindi, vabbè, sono stato stupido, dovevo passare di qua ovviamente. Fa niente, fa niente, basta rifarsi il giretto, così, dai. E andare qua. Ok, no, vai. Ok, siamo sopra? Sì. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Ok, sono voluto 20 anni. Potevo anche andare da quell'altra parte per fare ancora prima con scala roccia. Anzi no, perché non potevo passare, quindi ok, ho preso la strada giusta. Andiamo di qua. Rifacciamoci il giretto. Ok. No, scendi, benissimo. L'ultimo repellente. Ok, e possiamo anche già iniziare a salutarci. Ragazzi, vi do appuntamento alla prossima puntata, dove effettivamente concluderemo il Monte Ostile, anche se la parte principale è stata fatta, perché adesso c'è molto molto meno da esplorare. E infatti ragazzi, siamo alla fine del percorso. Ecco, io qua vedo un'altra zona del Monte Ostile, perché mi sono scaricato i film, cioè le immagini. Allora, la parte esterna l'ho vista, questa non me la ricordo, magari la incontreremo più tardi, non lo so. Comunque nel dubbio, quella principale dove serviva di più la mappa era questa qui. Quindi ci siamo ragazzi, quindi appunto io per oggi mi fermo qua. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti.